pensare a quella città in cui il cambiamento, quello che accadeva, lo si vedeva in modo netto, chiaro, lo si sentiva. Una città nella quale ci si rendeva conto che un tessuto di realtà, un mondo dei comitati, dei quartieri, di realtà di base, era partecipe di quello che stava vivendo e contribuiva alla costruzione di una visione, dentro la quale energie diverse interagivano, il mondo intellettuale, il mondo del lavoro, i cittadini nei territori, nei quartieri, un mondo di una vivacità che oggi dobbiamo guardare con nostalgia e con speranza. Ecco, io penso che sia bene riflettere su questo, in questo momento, perché noi dobbiamo essere in grado di capire come è possibile ricostruire questa dinamica in questa città. Dentro una città in cui invece stamattina io ho iniziato a fare il primo volantinaggio della campagna elettorale e vedere che due cittadini su tre di quelli che incontravo non prendevano un volantino. Ecco, e questo è il mondo con cui stiamo misurandoci oggi. Ecco, io penso che noi dovremmo ripartire da quel mondo che abbiamo contribuito a produrre, anche io da giovane adolescente quale ero a quell'epoca, già comunque impegnato. Dobbiamo ripartire da quella realtà, riflettere su quella realtà e capire come noi siamo in grado di riprodurre, di riproporre una visione, condividerla e sulla base di questo costruire una nuova comunità dentro questa città. Io adesso chiudo questa brevissima e inadeguata presentazione e vorrei appunto dare la parola intanto a Paolo Cioffi, che ci dà un quadro generale di quella che è stata quell'esperienza, per poi entrare nel merito di alcuni aspetti specifici con gli altri due relatori. Grazie. Prego. Ma intanto vi ringrazio per avermi invitato a questa iniziativa. La mia sarà una esposizione, diciamo, più breve di una nota che ho scritto per questa circostanza, relativa appunto a una riflessione complessiva. Dicevo che farò un'esposizione più breve di una nota che per questa circostanza ho preparato di riflessione intorno a quella esperienza. Immagino che questa nota poi sarà distribuita a voi in questa riunione. Comincerei con un interrogativo, che era poi anche l'interrogativo che si poneva poco fa Ursella, cioè perché riappropriarci oggi di una storia che è stata oscurata e cancellata, non solo diciamo dalla destra, dal centro, ma in grande parte anche nell'opinione della sinistra. Io direi che è utile riappropriarci oggi di quella esperienza, perché questa dimostra che il declino di Roma a cui stiamo assistendo e lo sfregio che è stato compiuto in questi ultimi tempi non sono fenomeni inevitabili, che le cose in questa città si possono cambiare. Mafia capitale, direi che non è un destino, ma è l'effetto terminale, se così vogliamo dire, di un processo che viene da molto lontano. Viene da molto lontano perché oggi Roma vive di una doppia crisi le cui radici sono appunto negli anni 80-90, cioè una crisi del ruolo di capitale e anche una crisi come metropoli, come grande metropoli, in cui si esprimono i conflitti, le contraddizioni
di questa fase del capitalismo globale. Le giunte rosse, che nacquero in conseguenza delle elezioni regionali del 75 prima e poi delle elezioni politiche, delle politiche comunali del 76, si sono misurate proprio con queste due tematiche che oggi riaffiorano in tutta la loro complessità. E cioè, all'epoca sono stati affrontati dalle giunte i problemi di fondo di una grande metropoli dal punto di vista sociale e quindi dal punto di vista dell'assetto urbanistico del territorio. Sono state anche affrontate le funzioni e il ruolo di capitale in una fase di passaggio di grande rilievo. E direi che per la prima volta nella storia della Repubblica è prevalso a quel tempo su queste tematiche il punto di vista delle classi subalterne, dei lavoratori, delle lavoratrici, delle masse del popolo romano e non quello della rendita immobiliare e del profitto. Questa è stata una rottura importante, un passaggio su cui è necessario fare una riflessione. Ma d'altra parte, per la prima volta, anche in questo caso, per iniziativa del PC, venne posto il problema di come debba essere conformata e quale ruolo debba avere la Repubblica, la capitale della Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Credo che questi due riferimenti siano importanti per comprendere il significato e il valore di quella esperienza. Direi, senza abbondare nelle esagerazioni, che su questi due passaggi, l'assetto metropolitano e il ruolo della capitale, c'è stata rispetto al passato una vera e propria cesura, una rottura, una discontinuità. Sul primo tema, quello degli assetti sociali e urbani di Roma, vorrei ricordare qui le parole di Petroselli, di Luigi Petroselli, che fu un sindaco molto amato, molto apprezzato dai romani e che in soli due anni sviluppò un'iniziativa che cambiò profondamente il volto di Roma. Disse Petroselli nel discorso di insediamento il 27 settembre del 79: di fronte alla crisi del paese e alle crisi delle grandi aree metropolitane, la città è una sola. Solo se i mali di Roma saranno affrontati, solo se la parte più oppressa della società, dai poveri e dagli emarginati agli anziani, dalle borgate ai ghetti della periferia, avranno un peso nuovo su tutta la città, essa potrà essere rinnovata e risanata. Questa frase mi sembra molto indicativa del modo con cui le giunte rosse affrontarono i problemi di Roma come metropoli e come capitale. Sono parole molto chiare, del resto perfettamente in linea con i principi della nostra Costituzione, che fondano la Repubblica sul lavoro, non sul capitale, vale a dire sulle persone che lavorano non, o che cercano lavoro, non sui percettori di rendite e profitti. Nella convinzione che senza la valorizzazione del lavoro non c'è centralità della persona, della sua dignità, dei suoi diritti, della sua libertà. Questo è un passaggio, diciamo, da tenere ben presente nella visione della metropoli, perché nella metropoli si manifestano appunto i contrasti, che sono anche contrasti di classe,
di scontro tra interessi di classi sociali diverse. Quello era il periodo nel quale i mali di Roma erano molto diffusi, le diseguaglianze molto accentuate, tanto che nel 1974 il vicariato, cioè il Vaticano, organizzò un convegno importante sotto il nome appunto dei mali di Roma. E proprio da lì, dall'analisi dei mali di Roma, cioè dalla vita delle persone, le giunte rosse mossero per delineare un disegno della metropoli. E difatti l'aspetto più rilevante di quella fase, che viene maggiormente ricordato in particolare della sindacatura di Petroselli, due anni tra il 79 e l'81, è stato il risanamento delle borgate. Una grande operazione sociale di avanzamento civile e che fu condotta a termine appunto aprendo le porte della città a nuovi protagonisti. Non si è trattato soltanto di questo. E dopo la conferenza urbanistica del 77, se non sbaglio, del 77, il sindaco Argan prende corpo il progetto di cui tanto si discusse, del grande parco che dal Colosseo abbraccia diciamo, il territorio dell'Appia Antica. Viene portata a conclusione la variante del piano regolatore, si definiscono i piani particolareggiati per gli insediamenti produttivi, si dà attuazione al piano dell'edilizia economica e popolare e si approva il sistema direzionale orientale, lo SDO, che doveva essere la vera chiave di volta dell'assetto di Roma Capitale. E l'impegno di Gigi Pietroselli è stato pieno. Lui ha dedicato, diciamo, tutta la sua vita a questo impegno per risanare e rinnovare Roma, tanto che morì, come è stato ricordato da qualcuno, come un operaio sul posto di lavoro pronunciando un discorso nel comitato centrale del partito. Vorrei però anche ricordare che nell'80 viene inaugurata la linea A della metropolitana. E assai intensa fu l'attività della giunta comunale e del sindaco per assicurare l'esercizio dei diritti sociali e civili, per elevare il livello culturale del popolo romano attraverso la partecipazione civica, dotando la città di scuole, di spazi verdi, di impianti sportivi, di centri per gli anziani e per l'infanzia, e si svilupparono anche diverse attività economiche e di servizio volte a favorire soprattutto l'occupazione giovanile e delle donne. In quella stagione si dette attuazione a un'iniziativa dal nome Estate Romana, una invenzione di Renato Nicolini, che è stata non solo un fattore di rilevante diffusione della cultura e di coesione tra centro e periferia, ma anche uno strumento di presenza e di partecipazione contro la paura, il ripiegamento individualistico indotti dalla violenza e dal terrorismo che in quel periodo insanguinarono Roma. Ecco, l'esperienza delle giunte rosse e il governo di Roma da parte del PC chiamarono in causa anche la funzione e il ruolo della città capitale,
perché appariva evidente che molti problemi della metropoli, indotti dalla funzione di capitale, non potevano essere risolti soltanto dalla giunta comunale e dalle amministrazioni locali. E anche su questo versante si è lavorato su una impostazione nuova, diversa dal passato, che ha rappresentato una discontinuità che chiamerei storica rispetto al comportamento delle vecchie classi dirigenti. Apro una breve parentesi. La borghesia settentrionale, in forza del compromesso realizzato con gli agrari del sud, al momento dell'unificazione del paese trasferirono la capitale a Roma. Ma lo Stato unitario per più di un secolo non ha mai discusso e definito il ruolo e le funzioni della sua capitale. Nello Stato liberale, anche quando fu sindaco Nathan, nel quinquennio di Nathan, né durante il fascismo, che dietro la retorica diciamo della Roma imperiale ha sventrato il centro storico e ha prodotto diciamo quel fenomeno dei ghetti nella nostra città, e non lo ha fatto neanche la DC, che era fortemente connessa con la rendita immobiliare. Solo in seguito alla mozione presentata alla Camera da Enrico Berlinguer nel maggio dell'84, lo Stato unitario, per iniziativa appunto del Partito Comunista Italiano, ha ritenuto di doversi misurare sui problemi della vita della sua capitale. L'impostazione di quella mozione, lo ricordo, era molto semplice, ma molto chiara. Non considerare Roma una preda da spolpare, da cui estrarre rendite e profitti come era avvenuto nel passato, ma considerare Roma come una risorsa da valorizzare a beneficio dei romani e di tutto il paese. E questa impostazione è stata resa molto chiara dalla mozione, e del resto impartire lezioni a Roma dopo averla adeguatamente spolpata è un esercizio diciamo non nuovo, un esperimento che ha vari protagonisti, ma Argan, Giulio Carlo Argan, aveva precisato con chiarezza questa vicenda storica di Roma e delle classi dirigenti in un'intervista del 76. Disse allora Argan: se la classe dirigente dopo l'Unità d'Italia avesse saputo definire il nuovo ruolo di capitale che Roma era chiamata a svolgere e l'avesse messa in combinazione, in condizione di adempiere a quella funzione, Roma non sarebbe al punto in cui è. È a questo punto perché la classe dirigente, tra virgolette, ha preferito considerarla un patrimonio da sfruttare e l'ha esosamente, indegnamente sfruttata. Spezzare questo circolo vizioso attraverso una strategia che delinei il ruolo e le funzioni della capitale della Repubblica Democratica fondata sul lavoro era l'obiettivo di quella mozione, nella consapevolezza che qualificare il ruolo della capitale ed elevare il livello dei suoi servizi non solo ha ricadute dirette sull'assetto urbano e sulla condizione sociale dei romani, ma assicura benefici a tutti gli italiani in termini di elevamento della produttività, di miglioramento della qualità della vita, di rafforzamento dell'unità nazionale, dando soluzione anche alla questione del mezzogiorno. Questa impostazione, dobbiamo ricordarlo, era contenuta
in un ordine del giorno che era stato approvato nel 1984 dal Consiglio Comunale a larghissima maggioranza durante la sindacatura di Ugo Vetere. E da quell'ordine del giorno noi partimmo per presentare quella mozione. E la mozione cercava di rispondere a due esigenze fondamentali. Come progettare e far vivere una capitale intesa come cervello politico istituzionale del paese, che operi in connessione organica con la cultura e con la scienza, in una fase nella quale, avvicinandosi il 2000, si avvertivano già le prime conseguenze della rivoluzione elettronica che annunciava cambiamenti radicali nel modo di vivere, nel modo di lavorare, negli assetti economici e sociali e negli orientamenti culturali. E come realizzare nel territorio urbano in cui si concentrano le maggiori istituzioni dello Stato e che si configura come metropoli europea, cerniera tra nord e sud del mondo, come realizzare una riforma della pubblica amministrazione e dello Stato improntata a criteri di trasparenza e di efficienza, di moralizzazione e democratizzazione, in modo da aprire le porte a una penetrante partecipazione dei cittadini. E da queste premesse poi discendevano le proposte che sono molto articolate e che io qui brevemente riassumo, cercando di non allungare troppo questa mia introduzione. Da una parte l'allestimento nel centro storico di uno spazio razionale per le istituzioni elettive, uno spazio contenuto nei costi e aperto allo scambio di relazioni con i cittadini, da realizzare naturalmente salvaguardando rigorosamente l'ambiente monumentale, nonché però anche le attività produttive e di servizio. Dall'altra, il trasferimento dei ministeri nel sistema direzionale orientale, da accompagnare con l'informatizzazione dell'intero sistema della pubblica amministrazione e la qualificazione permanente degli addetti, anche mediante la istituzione di una scuola di alti studi amministrativi. Misure sostenute dalla valorizzazione di Roma capitale come faro della cultura e della scienza, da promuovere attraverso la combinazione di innovazione scientifica e tecnologica e di valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale accumulato. Oltre al potenziamento delle università pubbliche e dei centri di ricerca, si proponeva tra l'altro la costituzione di un rilevante polo dell'industria della comunicazione mediante la combinazione di cinema, televisione ed elettronica. Inoltre, in riferimento a Roma Capitale come moderna metropoli cerniera tra nord e sud del mondo, si chiedeva l'impegno coordinato di tutte le competenze pubbliche, in particolare delle partecipazioni statali, che allora erano molto presenti, per realizzare l'ammodernamento di infrastrutture di portata strategica come le telecomunicazioni, la viabilità di sistema, i trasporti ferroviari e aeroportuali. In questo impianto ogni ipotesi di legge speciale e di interventi a pioggia veniva respinta, in coerenza con una visione che considerava Roma non la capitale da sovrapporre allo Stato delle autonomie come braccio armato del potere centrale, ma come capofila delle autonomie con funzioni di capitale. Un aspetto, a mio parere, decisivo questo, anche per impostare correttamente e in modo trasparente la questione dei finanziamenti statali e del bilancio del Comune. Quindi no a nuove autorità e a strumentazioni burocratiche,
sì invece al coordinamento tra governo, comune, provincia e regione, in modo che ciascuno potesse fare la sua parte dentro coordinate strategiche adottate dal Parlamento, che avrebbe svolto la sua funzione di controllo. Un'impostazione, questa della mozione, che fu poi raccolta sostanzialmente dalla Camera dei Deputati con un documento approvato pressoché all'unanimità dopo un ampio dibattito. Quindi il Parlamento e le forze politiche di quel tempo avevano in qualche modo disegnato un ruolo della capitale che era molto, diciamo, coerente con quella visione della metropoli in cui l'interesse centrale non è quello della speculazione e della rendita, ma quello della collettività, della vita, della qualificazione, del miglioramento della vita delle persone. Successivamente, anche per colmare le inadempienze del governo, il gruppo del PC, riprendendo le linee guida di quella mozione, della mozione Berlinguer, presentava nel luglio dell'86 una proposta di legge intitolata Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica. Si trattava di dare più forza e concretezza a un orientamento che rappresentava, come ho già detto, un'evidente rottura con il passato e che proprio per questo incontrava però forti resistenze nel governo presieduto da Craxi e nella DC. Ma dobbiamo dire che sia la mozione approvata a maggioranza dalla Camera, sia la proposta di legge del PC sono restate in sostanza lettera morta. E così si è tornati ai vecchi amori, vale a dire ai rapporti incestuosi e clientelari tra la classe dirigente e la capitale del paese. Vorrei ricordare, perché forse nella nostra memoria questi aspetti sono stati cancellati, Craxi considerava Roma poco più di un salotto di rappresentanza dell'azienda Italia, espressione questa che allora andava molto di moda, e dalla Padania bacchettava i romani lavativi e spendaccioni. Tra i ministri, De Michelis preferiva trasferire la capitale altrove, forse a Venezia, e il ministro Goria, che occupava la poltrona del tesoro, interrogato su cosa stesse facendo in applicazione alla mozione approvata, rispose che non faceva un bel niente, altrimenti non sapeva che cosa dire ai suoi elettori di Asti. Questa era poi la situazione. E d'altra parte, chiusa la fase delle giunte rosse, il democristiano Nicola Signorello, il famoso, tra virgolette, sindaco pennacchione, come lo chiamavano negli ambienti democristiani, sembrava preoccupato esclusivamente di mettere le mani sui pochi soldi disponibili per poterli distribuire a pioggia. Era l'epoca della Milano da bere e potremmo anche dire della Roma da mangiare. Con la fine delle giunte rosse viene meno la possibilità di cambiare la città e di aprire una prospettiva nuova per cambiare la capitale. È stata una fase ricca di sperimentazioni, di pratiche fondate sulla cultura della solidarietà, per molti versi inedite nella vita della comunità cittadina, di buon governo, di avanzamento civile e sociale, che andrebbe indagata in tutti i suoi aspetti, anche nei limiti e nelle difficoltà che hanno segnato poi l'esaurimento di quell'esperienza. Io qui vorrei semplicemente ricordare che dopo i successi elettorali del 75-76, ottenuti seguendo l'impostazione di Berlinguer, adottando cioè quelle correzioni, come lui le definì, necessarie
in direzione di un impegno prioritario verso il sociale per contrastare lo spostamento a destra che vi era stato a Roma nei primi anni 70, quando in Italia, dopo quelle vittorie del 75-76, venne all'ordine del giorno la questione del governo e di una diversa qualità dello sviluppo, la controffensiva avversa al PC diventò assai pesante in tutti i campi, politico, economico, sociale, culturale, mediatico, senza rinunciare al terrorismo e alla strategia della tensione. Una fase molto difficile in cui operarono anche le giunte rosse, che culminò con l'omicidio di Aldo Moro nel 78 da parte delle Brigate Rosse. Roma era allora un campo di battaglia e l'obiettivo era isolare il PC, scalzarlo, soprattutto scalzarlo dalla sua base sociale di massa. D'altra parte bisogna anche dire che il PC governava la gran parte d'Italia in molte città e regioni, ma non era riuscito, a mio giudizio, a coordinare in modo efficace l'attività che diversi governi locali sul tema cruciale della riforma dello Stato e del decentramento della pubblica amministrazione, di cui la questione della capitale è un aspetto essenziale, ecco, non riuscì il PC all'epoca a dare forza dentro un disegno organico, secondo me, a queste varie esperienze che nel paese venivano compiendosi. Le giunte rosse cominciarono ad andare in affanno e avevano bisogno di un forte rilancio programmatico e progettuale che non si è stato in grado di assicurare in una fase in cui era in pieno sviluppo la controffensiva neoliberista. Ricordiamocelo questo, con Thatcher e con Reagan viene annunciata nel mondo e anche in Italia la nuova era del dominio dell'individuo sulla società, del mercato sullo Stato, del capitale sul lavoro, del profitto e della rendita sugli esseri umani e sulla natura. Naturalmente questa visione ha avuto delle ricadute anche dirette nelle grandi aree metropolitane e anche a Roma. In quel periodo poi ci furono anche dei grandi cambiamenti nell'assetto sociale, nella struttura economica e sociale e territoriale di Roma e del Lazio. Io qui non ho il tempo, vado adesso alla conclusione, di soffermarmi su questo aspetto, ma questo aspetto andrebbe molto tenuto presente. A Roma intanto si realizzò in quegli anni un blocco demografico e per la prima volta un'inversione di tendenza. Roma non divenne più, come Comune di Roma, forza attrattiva in funzione del suo ruolo di capitale, ma cominciò a crescere invece la popolazione nell'area circostante. E tuttavia, ricordiamoci che dall'Unità d'Italia alla metà degli anni Ottanta, la popolazione di Roma, seguendo appunto l'andamento del mercato, era cresciuta di circa 15 volte, mentre quella italiana era poco più che raddoppiata. Che l'enorme crescita demografica della città strabordata in metropoli sia il prodotto della sua funzione di capitale è un dato di fatto che nessuno può negare, ma questo enorme dato di fatto è stato semplicemente ignorato dalla classe dirigente e lo è anche oggi. Con queste considerazioni finisco. Nonostante sia stato beffardamente introdotto in Costituzione un articolo che definisce Roma capitale della Repubblica. Ora, se si va a guardare la legge del 2009, in questa legge c'è scritto che Roma capitale è un ente territoriale i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma e dispone di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento, ecco, questo è importante, di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organismi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli stati esteri. Ivi
non negli stati esteri evidentemente, ma a Roma, presenti presso la Repubblica Italiana, presso la Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. Questo dice la legge che istituisce Roma capitale. Ma dal punto di vista dei contenuti e del progetto c'è il vuoto. C'è Roma capitale con la C maiuscola, ma un vuoto spinto di progettualità e di prospettive. Solo slogan senza contenuto che Gianni Alemanno ha innalzato come una bandiera per esaltare una bolsa retorica della romanità e coprire le peggiori nefandezze. Non c'è dubbio che la gestione del fascista Alemanno al vertice del clientelismo e del malaffare sia stata la peggiore della storia repubblicana. Ed è stata naturalmente diversa dalle giunte Rutelli e Veltroni che hanno governato nel passaggio tra il Novecento e il 2000. Ma io vorrei fosse tenuto ben presente che il tanto decantato modello Roma di Rutelli e Veltroni non è stato altro che un'espressione, sia pure a tratti originale, del galleggiamento dei governi locali sulle tendenze spontanee del mercato, tutta interna e subalterna a un neoliberismo di sinistra, tra virgolette, nella convinzione che il pieno dispiegamento della libertà d'impresa, accompagnato magari da un pizzico di verdismo bonista, e da un po' di compassione verso quelli che vengono definiti i meno fortunati, avrebbe consentito a Roma di crescere governandoli con il sostegno di un partito leggero che si radica soprattutto nella nuova borghesia rampante. Un indirizzo, quello del modello Roma, che a mio giudizio rompeva in modo diretto con l'impianto delle giunte di sinistra, delle giunte rosse, sui quattro punti cardinali: la centralità della questione sociale e del lavoro, il contenimento e il controllo della rendita immobiliare, la visione unitaria della metropoli, la delineazione di una strategia complessiva volta a ridefinire il ruolo della capitale. Il modello Roma, al contrario degli interventi strutturali, puntava sulla filosofia dei grandi eventi, sull'evento straordinario, sempre mediatico, ma di volta in volta culturale, sportivo, anche religioso. Ma i grandi eventi, al di là degli introiti di chi organizza il business, non hanno affatto cambiato il volto di Roma e la dinamica del suo declino. Al contrario, questa dinamica si è in qualche modo accelerata e il volto di Roma è stato sfregiato. Ricordo che Rutelli è stato un buon gestore del giubileo del 2000 promosso da Papa Wojtyła, ma subito dopo il giubileo, con Veltroni sindaco e Morassutta assessore all'urbanistica, viene approvato il peggior piano regolatore della storia di Roma, come lo ha definito Nicolini. Non so se Paolo Berdini condivide questo giudizio, ma sicuramente c'è stata in quella fase il trionfo della rendita immobiliare e finanziaria, che mai aveva avuto tanto potere, neanche al tempo dei sindaci democristiani del dopoguerra come Rebecchini, che allora si diceva se mangiava al Campidoglio con tutti gli scalini, Curiosamente il giudizio definitivo sugli effetti del modello Roma lo ha dato proprio Rutelli in un momento di lucidità nel 2008, quando si ricandidò senza fortuna alla carica di sindaco. Disse: Roma è una città devastata e ridotta allo stremo. Il resto è cronaca dei nostri giorni e il quadro forse è ancora peggiore di quel giudizio che diede Rutelli inconsapevolmente di se stesso. Ma nello stato in cui si trova
oggi Roma, recuperare l'ispirazione e il modo di governare, lo stile di governo che hanno guidato le giunte rosse, io penso che sia una condizione per rovesciare le tendenze distruttive in atto e arrestare il declino, aprire un orizzonte nuovo e, diciamo, delineare un futuro diverso. In fondo, il recupero di quella storia, a mio giudizio, è anche un antidoto contro uno stato di chiusura, di disimpegno, di astensione che oggi si avverte largamente nell'opinione pubblica romana. Ma vorrei sottolineare questo: il Rinascimento di Roma può affermarsi solo se matura tra i romani, uomini e donne, i nuovi romani, quelli che vengono, anche quelli che vengono da fuori, di tutti i colori, di tutte le culture e le fedi, un senso forte di ribellione. Penso proprio a questo, una ribellione che si traduca però nella costruzione di una entità sociale inedita, in grado di adottare e praticare una nuova concezione della politica, una politica intesa non come affarismo, non come espressione dei poteri forti, ma una politica intesa come mezzo per trasformare la realtà. Bisogna recuperare questa visione della politica. Serve un legame organico e permanente tra le lotte sociali e i movimenti su singoli temi e il ridisegno complessivo della metropoli, tra obiettivi da perseguire e blocco sociale da mettere insieme. Isolarsi nella propria particolarità, come sta avvenendo largamente, almeno da quello che io posso giudicare, nella nostra città, isolarsi nella propria particolarità, nel proprio interesse di gruppo, nella cura del proprio orto quando c'è da conquistare una prateria, non sposta i rapporti di forza complessivi. È una pratica e una mentalità questa a cui bisogna cercare di porre fine al più presto. E la stessa buona amministrazione, se non è sorretta da una visione della metropoli come comunità solidale che contrasti con decisione le disuguaglianze e le ingiustizie, non basta. C'è bisogno di un approfondimento nell'analisi delle classi sociali come oggi sono configurate e dei conflitti che le percorrono e di come si possano mettere al centro i bisogni, le necessità dei giovani, delle donne, degli anziani, di tutti coloro che abitano questa città così strapazzata. Senza la costruzione di un blocco sociale alternativo, al dominio della rendita e della finanza, e senza una partecipazione democratica organizzata e duratura che spezzi appunto questa autoreferenzialità della politica, non è possibile cambiare la condizione di Roma. Se noi dovessimo definire l'avvenire di Roma, io direi così: una comunità urbana per tutte le età, in sintonia con l'ambiente naturale, multietnica e solidale, centro di cultura aperta al mondo e all'innovazione, una metropoli universale autogovernata, capitale della democrazia partecipata. Questo dovrebbe essere davvero un nuovo modello di Roma da far avanzare nella coscienza e nelle pratiche del popolo romano. E credo che anche in vista del voto, siamo praticamente in campagna elettorale, con le elezioni si dovrebbe lavorare per far avanzare anche un blocco sociale nuovo e una visione nuova della città per porre le premesse di un grande cambiamento. Grazie per l'attenzione. Grazie.